diamo posto per questo comizio, grazie. Allora, benvenuti amici e amiche di Diamante, Cirella e tutte le contrade. Dopo il grande successo del nostro incontro di sabato sera, ritorniamo qui in piazza per parlare alla nostra gente. Ci siamo forti e il 25 maggio saremo fortissimi e vincenti! Grazie al sostegno di tutti voi! Ho sentito qualche comizio nel quale i soliti noti ripetevano le solite cose, promesse e cantilene, ed ho pensato a voi amici, chissà se ricorderanno il mio che noia, che barba, che noia. E purtroppo l'effetto è stato questo anche per me. Mandiamoli in pensione, è importante. Nella stessa lista dei soliti noti poi ci sono 4 new entry che si affacciano per la prima volta alla vita politica di Diamante. E si vede, sembrano venuti da Marte. Martiani scesi a Diamante da un altro pianeta. Non si sono accorti che i loro compagni d'avventura amministrano Diamante da 7 anni e fanno danni e mancanza sono solo colpa loro. E ora mi appresto a presentarvi un amico, un uomo forte che ha sempre combattuto il campanilismo creato da Sollazzo, la persona che sta per parlare ama Cirella e Diamante ed ha sposato questo progetto perché solo Diamante Futura può dare un futuro migliore a Diamante, Cirella e tutte le contrade. Rinaldo Aramini. Buonasera. Nell'opportunità che mi viene data nel poter esprimere i miei pensieri a voi tutti cittadini di Diamante, vorrei rivolgere, prima di passare al discorso programmatico e politico, la mia più ampia gratitudine ad un sacerdote che per oltre 40 anni ha dato molto a questo paese. Personalmente ho avuto il privilegio e l'onore di avere la sua amicizia. Penso che sia un pensiero dovuto a chi ha dato a me e a tanti altri un'infinità di insegnamenti. È dal profondo del cuore che voglio insieme a voi ringraziare e abbracciare Don Leonardo Aloisio. Gentilissime signore e gentilissimi signori di Diamante, ho voluto rivolgermi a voi questa sera e parlare in questa piazza per chiedervi l'aiuto necessario, indispensabile per risollevare le sorti di Diamante di Cirella. Il mondo non è di coloro che si alzano presto la mattina. Il mondo è di coloro che sono felici di alzarsi la mattina. Cirella negli anni Ottanta, e voi ex giovanotti come me della mia generazione ve lo ricorderete bene, era il ritrovo serale dei giovani che riempivano i locali di Cirella, hanno fatto la storia di Cirella. Mi riferisco al bar La Piazzetta, all'Old Town, il Manhattan, tanti di voi ce lo ricordiamo. Sarà una coincidenza, ma personalmente non credo alla coincidenza. Ma da quando l'aspirante sindaco della Lista del Sole ha iniziato ad amministrare questo nostro comune, si è assistito ad un lento ed inesorabile declino
socio-economico di Cirella e di Diamante. Prima, a tarda sera, come dicevo, i giovani di Diamante riempivano i locali di Cirella. Oggi avviene l'esatto contrario. Se ad una certa ora vuoi un caffè, da Cirella vieni a Diamante. Naturalmente noi cirellesi lo facciamo con molto piacere. Il problema qual è? Che vieni a Diamante e magari fai tutto il lungomare per poi andare a Belvedere a prendere il caffè. La piazzetta di Cirella, nota molto dolente per me. La piazzetta di Cirella, amici di Diamante, dovete sapere che si riempie solo a comando. E dopo che padri di famiglia, onesti cittadini, obbediscono al richiamo, poi qui ci sono dei funzionari, degli addetti, che si preoccupano di verificare la congruità delle persone presenti sulla piazza, così come per incanto esce lui dalla curva. Ma è solo un caso. Ho combattuto per anni battaglie politiche difficili. Ho sempre parlato ai cirellesi, cercando di far capire loro che l'unico sistema per restituire Cirella ai cirellesi era non confermare un amministratore di questo tipo. Perché, secondo me, è colui il quale non ha mai fatto nulla per Cirella. Immaginate che cosa sarà capace di fare per Diamante. Immaginate solamente. È colpa sua se Cirella, invece di andare avanti, è andata indietro. Amici di Diamante, la politica è come la nazionale di calcio, caro Saverio. Dovrebbero giocare sempre i migliori. Beh, a Diamante non è così. Giocano sempre gli stessi brocchi. Ora si propone di amministrare l'intero paese. Io credo una cosa molto semplice. Credo semplicemente che sia la persona meno adatta a farlo. Non c'è dubbio su questo, non ci sono dubbi. Anche gli assessori uscenti della lista del Sole, la sua candidatura l'hanno dovuta subire supinamente e loro malgrado. E oggi vorrebbero convincerci o convincervi, quando i primi a non essere convinti sono proprio loro. Ma di che stiamo parlando? Di cosa parliamo? Quando loro, e proprio loro, il rospo lo hanno dovuto ingoiare con tutte le scarpe. Il rospo, lo scarpe non ce l'ha, nell'occasione ce l'aveva. Amici di Diamante, un vecchio trucco politico. Se non riesci a convincerli, convogli. Magari riesci a dividerli. Beh, questa volta non c'è riuscito. Non è riuscito a dividerci. Visto che purtroppo non sono mai riuscito a far aprire gli occhi ai miei amici di Cirella, alle persone per bene di Cirella,
sono qui stasera a lanciare un appello a voi amici di Diamante, invitandovi a votare Diamante Futura, dando fiducia a Claudia Perrone, una grande donna, non c'è bisogno che sia io a dirlo. Parla la sua storia, la sua famiglia, la sua personalità. Una donna con la stoffa del leader. Votando lei, forse qui sarò un po' di parte, mi perdonerete per questo, non solo si farà il bene di Cirella, ma riusciremo a fare il bene di Diamante. E questo merito, noi cirellesi, sarà un debito di gratitudine che avremo nei vostri confronti. Il vostro aiuto sarà determinante questa volta. Eviteremo di continuare a parlare di Cirella, Diamante, le contrade, Cirella, Diamante, contrade, eccetera. No, non sarà più così. Ma immaginate che cosa meravigliosa e che cosa straordinaria diventerà il nostro paese. In un paese civile, ognuno di noi dovrebbe essere libero di scegliere la persona che ritiene più idonea ad amministrare un paese e dovrebbe poterlo fare senza dover nascondere la propria manifestazione di volontà. Per paura di ripercussioni post-elettorali. Amici di Diamante, il coraggio è la prima delle qualità umane, perché è quella che garantisce le altre qualità. Invece assistiamo a pressioni di ogni tipo al fine di indirizzare il voto in un'unica direzione. Non è più tollerabile tutto questo. Questo modo barbaro e incivile di chiedere i consensi. Qui mi sono dovuto necessariamente, ascoltatemi bene, mi sono dovuto necessariamente autocensurare. Riappropriatevi del vostro paese, del nostro paese. Votiamo le persone che riteniamo più capaci. Non fatevi condizionare dai datori di lavoro che pretendono il vostro voto, quello di vostra moglie, quello di vostra figlia, quello di vostro figlio. Basta, basta, basta. Scegliete liberamente di votare. Sono sicuro che più il vostro voto sarà libero, più consensi avrà Diamante Futura. Un gruppo ricco di persone capaci che non sono alla ricerca di chissà quali interessi personali, ma sono solo persone capaci di lavorare positivamente per la collettività, per tutta la collettività. Anche per quei pochi, quei pochissimi che non ci voteranno. Votate Diamante Futura, votate per Claudia Perrone sindaco e il 26 maggio faremo una grande festa e potremo finalmente gridare insieme viva Cirella, viva Diamante. Thank you.
Siamo dalla parte giusta, amici. Diamante Futuro è l'unica possibile alternativa al malgoverno di questa amministrazione. E voglio parlare a coloro i quali in questi 7 anni sono stati opposizione e hanno cercato di creare liste di opposizione alla maggioranza uscente. Enza, Luigi, Francesco, Michele, Battista, Giovanni ed ancora Fabio e Francesco, Antonino e tutti quelli che credono nel malgoverno della città del sole, è arrivato il momento di dare forza a Diamante Futura. La prossima candidata è una interessante commercialista, una moglie e madre che vuole dare un degno futuro ai suoi figli e non poteva che essere con Diamante Futura l'amica Simona Turace. Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Mi scusi in anticipo se l'emozione mi giocherà qualche scherzetto, ma non sono abituata a parlare da un balcone a così tanta gente. Come prima cosa mi sembra doveroso presentarmi per chi ancora non mi conosce. Mi chiamo Simona Turace, abito qui a Diamante. Sono una libera professionista, un dottore commercialista. Dottore che purtroppo non può operare sulle persone, ma può operare per il benessere delle persone. Sono una moglie e sono la mamma di Chiara. Scusatemi la frase, ma mi è stata imposta da mia figlia. E io mi sono laureata nel 2003. E già allora ho deciso di fare un atto di coraggio per il mio paese, tornarmene e iniziare qui, intraprendere qui la mia attività lavorativa per cercare di non lasciare Diamante nel buio, nel vuoto. Dico questo perché magari tanti anni fa per un padre di famiglia era molto difficile allontanarsi, andare a trovare un lavoro fuori, all'estero, con la speranza poi di portarsi la famiglia. In questo momento invece per noi giovani, cioè è come se la situazione si fosse invertita. I giovani laureati e non che devono fare una valigia per andare a lavorare fuori non è una cosa così difficile come lo era una volta. È difficile invece rimanere qui e cercare di affrontare quella situazione di stallo che purtroppo viviamo in molti paesi. Soprattutto del sud. Questa mia breve presentazione è semplicemente per farvi capire che se ho deciso di presentarmi e di scendere qui in campo, di aggregarmi con questo gruppo di persone così diversificate dal punto di vista di competenze e di ruoli, ma così unite, così portatrici di uguali valori che già diverse volte di cui già diverse volte ha parlato la nostra candidata al sindaco Claudia, è perché non ho voglia di perdere tempo, ma per cercare di ridare a Diamante quella dignità che ormai si è persa da tempo, per cercare di fare qualcosa per Diamante. E fare qualcosa per Diamante significa farla per l'intera collettività, perché io sono dell'idea che la ricchezza di un paese e quindi di un comune non può camminare in modo inversamente proporzionale a quella che è la ricchezza dell'intera collettività, perché se un paese è virtuoso ad averne benefici saranno tutti quanti, e quindi un paese virtuoso di conseguenza porta ricchezza non solo nelle casse del comune, ma anche in quella che sono le casse, cioè in quelle che sono le famiglie. In un'intervista il signor Mario Pagano su Telediamante mi chiese appunto perché volevo candidarmi, e la risposta fu proprio questa, e fu affrontato poi il discorso della situazione commerciale ed artigiana che c'è qui a Diamante. I paesi turistici vivono sull'artigianato, vivono sulle attività
l'artigiana in modo particolare. Nei borghi di questi paesi turistici si vedono tante piccole botteghe, da quello che intreccia la paglia per fare il cappello piuttosto che quello che lavora il cuoio per produrre le borse, le ciabattine, dalla signora che vende i prodotti tipici della propria terra confezionati però nelle piccole fabbrichette locali, a Diamante. Se escludiamo la bottega di Barbata, a cui va il mio elogio e spero non facciano perdere mai, e per il resto le attività artigianali che ci sono qui, considerate le pasticcerie, le gelaterie, che non per sottovalutarle, però non le annovero adesso in quello che è il mio discorso, non abbiamo nient'altro. E ancora dal punto di vista commerciale, negli ultimi anni le attività stanno chiudendo. La cosa triste che ho notato e che ho valutato è che molte di queste attività hanno chiuso a Diamante per aprire nei paesi limitrofi. Farsi il negozio d'abbigliamento aperto a Scalea, Joy Identity ha preferito Praia a Diamante, la stessa Standa ha preferito Belvedere con il nome di Conad e quindi è andata ad investire là. Quindi questo significa che c'è qualcosa che non va dentro Diamante, quindi non è soltanto una crisi generale, ma è proprio ci sono proprio dei problemi qui nel nostro paese. E allora che cosa possiamo fare? Sicuramente non possiamo attribuire la colpa di tutto questo solo e soltanto al comune, ci mancherebbe. Però io sono certa di una cosa, che una buona amministrazione della cosa pubblica può comunque portare a risollevare la situazione, può portare dei grandi vantaggi per le attività sia artigianali che commerciali. La prima cosa da fare è investire nel capitale umano, investire comunque nei giovani, perché sono loro la forza del paese. I mestieri artigianali sembra che non conoscono crisi. A livello in Italia esiste un programma che si chiama AMVA, Apprendistato e Mestiere a Vocazione Artigianale, che è gestito da Italia Lavoro, e all'interno di questo progetto è stato creato la cosiddetta bottega dei mestieri, ed in pratica è come una vera scuola che si rivolge ai giovani tra i 18 e i 29 anni che hanno la voglia di imparare proprio questi mestieri, del Made in Italy. Adesso stiamo parlando a livello nazionale, ma ciò non significa che può essere portato comunque nel piccolo e può essere fatto anche a livello locale. Basterebbe semplicemente individuare delle giuste persone e fare in modo che questi insegnino ai giovani dei mestieri per poterne fare poi la loro attività, creare degli spazi per loro, creare degli uffici che possano seguire questi giovani nelle loro scelte, che possano indirizzarli verso quelle che sono le migliori fonti di finanziamento, sia statale che regionale che comunitario, e vi assicuro che ce ne sono tanti che non vengono comunque sfruttati e che tornano indietro. Poi che dire, dal punto di vista commerciale invece ci sono attività che aprono soltanto a giugno e chiudono a settembre, pur avendo delle licenze comunque annuali, e ci sono attività che invece stanno aperte l'intero anno con sacrificio, cercando di affrontare quelli che sono i mesi non soltanto invernali, ma a questo punto anche primaverili ed autunnali, visto che da noi il turismo si è ormai ridotto a 15-20 giorni.
In questa campagna elettorale si è parlato tanto di Tares, si è parlato della differenziazione che c'è stata nelle varie zone, del sovraccarico che c'è stato sulle famiglie, e secondo me il discorso non si deve chiudere qui, deve essere fatta un'altra precisione, si deve cercare di differenziarla ancora all'interno delle attività commerciali e premiare queste attività che stanno aperte tutto l'anno, premiarla appunto con degli sgravi fiscali, che può essere la riduzione della Tares, che può essere una riduzione dell'aliquota dell'IMU, e dare loro la possibilità quindi di riuscire ad andare avanti. Ora potrei parlare ancora della destagionalizzazione, potrei parlare di incentivare quello che è il turismo scolastico, il turismo degli anziani attraverso la messa in sicurezza dei ruderi, attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico di Cirella, del Parco La Valva, però questi sono tutti argomenti che sono già stati trattati, quindi voglio evitare di annoiarvi. E ancora potrei anche puntare il dito contro l'amministrazione uscente, per parlare dello sport inesistente a Diamante. O per parlare dei segretari comunali che vengono messi da parte semplicemente perché sono delle persone valide, capaci, che sono garanti della legalità, e quindi non vogliono sottostare o sottomettersi a niente e a nessuno. Però questi sono argomenti che lascio a chi sa e vuole fare il politico più di me. Io, se mi darete la possibilità, più che fare il politico, vorrei essere un buon amministratore della cosa pubblica e cercare di risollevare la situazione, di dare la dignità ormai perduta a Diamante e di aiutare l'intera collettività. E quindi chiudo il mio discorso dicendomi che il 25 maggio avrete la possibilità di effettuare una scelta importante, di cercare di cambiare il futuro di Diamante. E quindi vi chiedo di votare per Diamante Futura. Grazie. Allora, prima di proseguire volevo ricordare un'altra attività di artigianato, quella di Vittorio Presta, perché è l'unico baluardo della calabresità e della diamantesità a fronte di tutte le attività straniere per le quali dobbiamo ringraziare questa amministrazione. Grazie. Bene amici, state conoscendo tutti i candidati di questa lista che ha tutte le carte in regola per amministrare con qualità il nostro paese. La prossima candidata è una moglie e madre, una imprenditrice nel campo turistico. Fa parte di questa squadra per riportare Diamante a primeggiare in campo turistico, economico e sociale, per combattere contro gli scempi amministrativi di questi anni. Ofelia Didini. Un grazie a tutti gli intervenuti e un grazie particolare alla mia famiglia, sempre unita e compatta. Ai nostri sostenitori che con coraggio hanno abbracciato e condiviso il nostro programma e la nostra battaglia, ma anche a quelli che ancora, indecisi sulla scelta del voto, cercano la verità, quelle vere, quelle che i professionisti della politica non dicono, e se le dicono sono accompagnati da castelli di menzogne costretti a incardinarle sulle mezze verità. E già, questa è l'arte dei politicanti di mestiere. Mi chiamo Ofelia Didini, ho deciso di candidarmi con la lista Diamante Futura e sostenere la nostra candidata sindaco Claudia Perroni. Lo faccio
fuori da ogni velleità politica, ma con senso civico, con grande umiltà, ma con un grande senso di appartenenza, sì, di appartenenza al partito dei diamantesi, alla gente comune, a quella gente che vive con dignità il proprio disagio e che si alza la mattina con l'unica certezza di navigare a vista, senza avere sicurezza di cosa succederà durante il giorno. L'appartenenza a chi, colta da una grande disperazione nel lontano 2006, è salito sul tetto del comune per riuscire a farsi ascoltare dai soliti noti politicanti di mestiere. Quel giorno in pochi possono dire io non c'ero. Tutti voi sapete della grande disperazione della persona a me cara e le difficoltà in cui la mia famiglia versava e tanti altri come noi qui presenti che per pudore non hanno manifestato per il disagio arrecatogli. Ecco la spiegazione a quelle persone a me vicine che stranamente continuano a non capire o non hanno capito ciò che hanno vissuto con i loro occhi, che hanno vissuto con me, insieme a me, in tutti questi anni, la grande difficoltà che ha causato l'amministrazione uscente a tutta la cittadinanza. C'eravate anche voi, c'eravamo tutti, quando quell'amministratore di professione dal balcone diceva nessuno può mettersi contro il comune di Diamante perché tempo un anno inizieremo i lavori del porto. Eravamo nel 2012. Come al solito erano solo discorsi di circostanza, eravamo sotto lezioni, alla fine non hanno mantenuto niente delle cose dette e degli impegni presi. Stanno facendo la stessa cosa adesso, promettono ma le parole stanno a zero. E c'eravate anche voi, quando l'amministrazione decise di togliere il ponticello che attraversava il fiume Corvino. Alla domanda posta, per come faranno gli operatori a mettere le barche in acqua, un amministratore rispondevano, si comprano l'elicottero. Eh già, l'ironia quando è ben usata è delle persone intelligenti, quando invece viene usata dal potere diventa arroganza, prepotenza, vigliaccheria e insensibilità, ma soprattutto incapacità amministrativa. Perché tu, signorino amministratore, se ne sei capace, sei chiamato a risolvere i problemi dei tuoi cittadini e non a deriderli volgarmente dalla tua posizione di potere. Pensa se non altro, e se ci riesci, alla volgarità del tuo atto e a quanto questo tuo menefreghismo abbia inciso negativamente e profondamente sull'economia di questo comune. Avete tolto la possibilità alla gente di lavorare, perché voi questo avete fatto. Avete tolto la possibilità di lavorare ai pescatori, ai commercianti, agli operatori turistici. Come puoi tu, amministratore, pensare di aver fatto bene quando costringi un padre a partire per poter garantire ai propri figli di mangiare? Avete tolto la dignità con le cose vostre approssimate, perché tutto ciò che fate è approssimato. Approssimato come questa piazza, la pavimentazione nell'ultimo mese è rimasta chiusa almeno 3 o 4 volte perché il materiale utilizzato non è idoneo, richiede continue sistemazioni. Complimenti al tecnico che avrebbe dovuto fare le dovute ricerche sui materiali e complimenti anche all'ufficio tecnico per l'alta sorveglianza di
dimostrata verso la cosa pubblica, verso le cose che appartengono a tutti, perché pagate con i nostri continui sacrifici. Veramente bravi. Tanto sono impegnati nel palazzo di vetro, nel loro palazzo, quello che appartiene a tutti noi, che nelle 384 volte, e ripeto 384 giorni in cui sono stata in comune negli ultimi due anni per cercare una soluzione a un problema causato dalla loro incapacità, l'unica risposta che ho avuto è stata una proposta di assegnarmi una scrivania, vista la mia assiduità per i miei continui pellegrinaggi, che con il tempo hanno assunto più l'aspetto dei viaggi della fede, con la speranza di vedere realizzato qualche miracolo, che è un normale recarsi verso la casa di tutti, la casa del popolo, la nostra casa, quella che a noi tutti appartiene. Credo sinceramente, ironia per ironia, che se questo fosse stato il mio obiettivo, forse con i dovuti salamelecchi e con una minor dose di dignità mia personale ci sarei riuscita. E sì, perché nel palazzo di cristallo, nel palazzo trasparente, con questi è più facile che ti sia concesso qualche favore che risolvere i problemi, quelli veri, quelli su cui tutti i cittadini hanno diritto a soluzione. Li vedi? Oberati poverini, più impegnati a pavoneggiarsi e mettersi in mostra che usare la testa per il bene comune. Sembra abbiano il peso di tutto il mondo sulle loro piccole spalle. Com'è facile essere stanchi a chi è garantito il 27 di ogni mese. E com'è difficile per loro capire chi deve spremersi le meningi per creare lavoro e reddito per sé, per la propria famiglia, per i propri dipendenti, collaboratori e le loro famiglie. Non riescono a riprendersi neppure l'aria del posto, non sono riusciti neppure a far rispettare una delle tante scadenze degli impegni assunti da chi doveva realizzare l'opera. Anzi, sono state concesse proroghe su proroghe. Noi ci chiediamo legittimamente perché, continuano caparbiamente a penalizzare le attività legate al settore della nautica, della pesca, perché? Perché il parcheggio lungo il fiume legato alla realizzazione del porto non è stato ancora realizzato? Perché le scadenze per la consegna non sono state fatte rispettare? Sono tutti questi perché che mi hanno spinta ad essere qui. Voglio lottare insieme a voi per consentire ai diamantesi di riappropriarsi dei beni che a loro appartengono. L'ex sindaco, ora deputato, a Striscia la Notizia ha detto che avrebbe fatto un'azione eclatante se i lavori non fossero iniziati. Avete visto o sentito qualcosa? Nulla. Niente. È da capire però, c'è da capire, poverino. Il nostro onorevole aveva altri obiettivi da raggiungere. Non ha potuto dedicarci tempo ed energia, non ha avuto tempo di pensare a noi, impegnato com'era a scalare l'impervia roccia del potere e dell'affermazione personale. Ci ha usati e buttati via, ma sono certa. Consentitemi, sono certa che questo suo fare gli costerà cara. Noi non permettiamo a nessuno di usarci. Il 25 maggio, insieme alla sua lista, raccoglieranno i frutti della loro cattiva gestione. Mi ricordo perciò
voi cittadini affinché usiate lo strumento del voto per aiutarci a vincere la battaglia che abbiamo intrapreso. Vogliamo mandare a casa questa gente logorata dagli inciuci e dal potere per iniziare con voi un nuovo percorso che faccia rivivere e rinascere questo nostro bellissimo paese. Vogliamo smantellare questo muro di gomma e abbattere tutte le barriere che ci sono tra noi cittadini ed il bunker che hanno creato nella nostra casa comune. Dove ora risiedono e dominano i privilegiati. Vogliamo che la nostra città viva di un nuovo clima di partecipazione, di condivisione, di aiuto reciproco, di felicità, di belle prospettive, di aperture, così come è aperto, libero e colorato il nostro orizzonte. Quindi, aiutateci, perché voi siete indispensabili. Aiutatevi. Non permettiamo a nessuno di usarci. Aiutiamoci, perché insieme siamo una forza. Il 25 maggio votate Diamante Futura. Sono sicuro che il vento è cambiato, c'è sopra di noi una grande forza, si sente, si percepisce nell'aria quello spirito che nel 1984 ha portato a dare un segnale di buona amministrazione per Diamante. Sentiamo la vela con noi, quella vela della quale facevano parte, tra gli altri, Antonio Magurno, Genino De Maria, Ettore Perrone, Evasio Pascale. E tanto di quella vela con Diamante Futura. Ed il prossimo candidato è un gladiatore pronto a scendere nell'arena a dare la sua forza a Diamante e per Diamante Futura, il gladiatore Pino Pascale. Buonasera. Prima di iniziare il mio intervento voglio fare un gioco che si fa nei concerti. Fate sentire la vostra voce, quelli di Praia Mare, quelli di San Gineto, quelli di Cittadella, quelli di Diamante. Questa è una piazza vera. Vogliamo gridare tutti, io c'ero. E un ringraziamento particolare va a chi ci ospita, a chi ci mette le condizioni di parlare da questo balcone storico. Grazie Armando. Ma torniamo a noi. Sono orgoglioso, gratificato, onorato di parlare dopo questi interventi così qualificati che niente hanno a che fare con il compitino da svolgere, ma che provengono dal cuore di donna, dal cuore di mamma, dal cuore di chi ha dentro di sé la voglia, la forza, l'amore per i propri figli, per il proprio paese. Dopo tante battaglie politiche, all'insegna
della fattività, ma principalmente della disponibilità. È la prima volta che mi ritrovo solo. Non ho accanto a me, con i suoi consigli, con i suoi rimproveri, con la sua saggezza, con il suo amore verso il prossimo, un uomo che ha lasciato una traccia indelebile nel cuore della gente, Evasio Pascale. È la prima volta che non ti ho vicino. Hai lasciato il testimone a Gianfranco e ora ho accanto a me su questo fatto. L'avventura di Diamante Futura nasce e proviene da lontano, quando insieme all'altro brutto della lista, non lo vedo nel pubblico, dov'è? Pino Savarese. Era al mio amico carissimo Achille Ordine. Abbiamo cercato di mettere su una squadra che potesse fare un tentativo forte. Un tentativo forte per rimettere in piedi questo paese, ridargli dignità. Non voglio dilungarmi sul perché o sul per come non si è arrivato a un accordo unitario, ma quella unità è comunque presente, perché quelle donne, quegli uomini che hanno tentato di farla, pur non essendo in lista, sono con noi, da galantuomini. Sfatando le maldicenze che li volevano combattere dall'altra parte. A loro va il mio grazie e quello dell'intera cittadinanza. Ora la squadra è qui, davanti a voi. Le potenzialità sono enormi, le idee sono infinite. La squadra è guidata da un personaggio, una figura limpida, trasparente, fattiva, disponibile ad ascoltare e a fare, Claudia Perrone. Insieme a lei e a voi costruiremo una diamante migliore per una diamante futura. La costruiremo senza clientelismi. La costruiremo senza trucchi e inganni. Claudia non ci terrà in continua campagna elettorale. Claudia non dovrà arrivare a fare il deputato o il senatore servendosi della propria gente. Claudia sarà quella che è una donna innamorata solo e unicamente del suo paese. A proposito del deputato, Ha ragione Gian Battista. Ernesto Madorno, tu sei pagato e anche bene per fare il deputato della Repubblica Italiana, non per interessarti e per interessarti dei problemi della collettività, non per invischiarti nelle competizioni amministrative seppure del tuo paese, sponsorizzando una lista. Sponsorizzando una lista civica, solo e come al solito per interessi personali. Tranquillo, stai molto tranquillo. Informeremo Renzi di questo e di tante altre cose. E mi auguro per te che non dipendirai di questa tua scelta, visto che ci sono le europee anche il 25 e il 26 maggio. Un lavoro immane ci aspetta per risollevare il paese dai disastri che la lista è il sole, che la lista è il sole ha combinato amministrando, anzi non amministrando, questo paese. Sulle nostre teste incombono quasi 2 milioni di euro di debiti. Altro che comune virtuoso.
ma d'altronde, se l'assessore al bilancio è un ignorante in materia, può dire quello che vuole. Il capolista ha addirittura detto che il revisore dei conti ha certificato che il comune è economicamente in salute. A me risulta invece che abbia detto che il comune non riuscirà a sopravvivere a questo stato di cose. Avevano una persona qualificata, competente, suffragata da un importante consenso popolare. Hanno pensato bene di farla fuori. Hanno pensato bene di escluderlo. Perché? Lo dico io perché. Perché era una voce stonata. Una voce stonata di un coro che ha dimostrato interesse solo a fare appalti per ingrassare e ingrossare le tasche sempre degli stessi. Basta, basta, ve ne dovete andare. Le cooperative e i servizi essenziali devono essere date ai giovani, non ai parenti dei parenti. La pulizia delle spiagge, i parcheggi, le società sportive devono essere date ai giovani e gestite dai giovani. Questi giovani ho avuto sempre vicino a me, come amici, come conviventi. Quei giovani, questi giovani che mi supportano anche in questa avventura. A loro dico grazie di cuore, sarò sempre con voi, insieme ribalteremo il mondo. I giovani, ma vi ricordate noi giovani, lo ricordava prima l'amico Rinaldi, che partivano da Diamante per andare a Cirella, all'old town del mitico Belcastro, esempio vivente. Esempio vivente di come si sta vicino alla gente nel suo trascorso amministrativo. Andavamo alla piazzetta, al desiderio, al Manhattan Dab, pieno di ragazzi, ma i giovani fanno chiasso, fanno rumore, disturbano il sonno di chi a fine mese allo studente assicurato. Tranquilli, state molto tranquilli, amici. Per questo e tanto altro ci pensa Gaetano. Silenzio totale! Silenzio totale, Cirella diventa l'oasi del silenzio e della quiete. Si ferma tutto. I locali spariscono, le piazze si svuotano, tutto tace e la gente muore. Hai tentato di fare la stessa cosa a Diamante. Non ci sei riuscito. E tranquillo, non ci riuscirai mai. In parte ci sei riuscito. Un bel po' di locali a Diamante hanno chiuso. Altri mi bacciano. E a tal proposito noi premeremo con una medaglia tutti i negozi di Diamante che hanno avuto il coraggio di rimanere aperti in questo squallore che avete creato. Una ciliegina su questa acida torta l'avete messa, la chiusura della piazza. Siete dei fenomeni, avete fatto in modo che il commercio già deficitario subisse il collasso totale. Un aiuto gliel'avete dato, gli avete mandato le cartelle dei tributi, degne dei negozi di Roma, di via Condotti, di Milano, via Monte Napoleone. Avete fatto la stessa cosa con i lidi, con i ristoranti, con gli alberghi. Mi ha informato una farfallina che sono già pronte le cartelle dell'acqua del 2013 e del 2014 e saranno mandate dopo le elezioni. Vergognatevi! E le dovete andare, la gente, i giovani, il paese tutto, vuole amministratori a cui parlare ed essere ascoltati, amministratori che ci mettono l'anima, il cuore,
non vogliono mercenari e venduti dell'ultima ora. I rappresentanti di cambiamenti nella lista del sole, cosa hanno detto e diranno ai loro ex compagni di viaggio? Cosa diranno ai 637 elettori che hanno creduto in quel progetto e che per il solo fatto di essersi schierati hanno subito di tutto e di più? Cosa gli direte? Sa, io volevo fare l'assessore, sa, io volevo fare il sindaco. Ma perciò, questa è la motivazione, perciò adesso sto con il sole. La gente li ha bollati. Non c'è posto per trucchi e giochetti, del vostro progetto è rimasto solo la sigla, cambiamenti, lo zingarelli recita, improvviso mutare di una situazione. Ma questo non è vero, perché questa cosa l'avevate già organizzata da tempo. Noi siamo la lista dei grandi progetti, è vero. Noi siamo la lista della rinascita di questo paese. Riapriremo cantieri ovunque, la scuola, la videosorveglianza, la sistemazione del parco Corvino, i parcheggi, l'isola ecologica, sì, l'isola ecologica. Siamo uno dei pochi paesi al mondo che non fa la differenziata. È il mistero del secolo, il porto. Abbiamo coraggio da vendere, abbiamo il coraggio di risolvere in brevissimo tempo anche questo giallo. Meno tasse per tutti, noi sappiamo già dove prendere i soldi. E quello che ho detto da questo balcone per noi è un contratto siglato con doppia ceralacca. Mi avvio alla conclusione, anche perché dopo di me voglio lasciare lo spazio giusto alla nostra candidata Claudia Perroni. Mi avvio alla conclusione, ma ci rivedremo. Mi avvio alla conclusione con un monito alla città del sole. Attenzione nei vostri interventi, non dite bugie, tutte quelle che avete già detto. Non ingannate la gente con le famose chiavi sulla scheda elettorale. Noi risaliremo su questo balcone con più forza e allora faremo un chiarimento tombale che farà tremare i muri di questa casa. A voi tutti un appello. È in atto una grande rivoluzione, è in atto una grande rivoluzione democratica. Fate sentire il vostro grido nella cabina elettorale, nel chiuso della cabina elettorale. Fate sentire il vostro grido di rinascita, il vostro grido di orgoglio per una diamante finalmente libera. Diventate un'onda che abbassa quella sinistra posta comune. Diventate un'onda che spazi con il mondo del mondo all'ingresso del paese. Ricordiamo ad essere orgogliosi e gridare nei paesi vicini, in Italia, nel mondo, i sogni delle madre. Adesso la persona giusta che può con le sue qualità e capacità amministrare Diamante, Cirella e le contrade con impegno e spirito di servizio, senza false promesse, ma con qualità e umiltà, Claudia Perrone. Mamma mia, quanti siete! Buonasera a tutti.
Voglio iniziare stasera ribadendo due miei concetti fondamentali che forse nel mio primo saluto possono essere sfuggiti e iniziare a partire da questi. Quando ho parlato di programmi, di finalità dei programmi, ho ribadito che in tutti i programmi di ogni competizione elettorale ritrovavo idee e finalità condivisibili e valide: creare nuovi posti di lavoro, opportunità di sviluppo turistico-culturale, creare servizi sociali efficienti e puntuali, creare insomma le condizioni per una migliore qualità della vita. Io però ho voluto spiegare i principi fondamentali che insieme alla mia squadra vorrei seguire per realizzare gli obiettivi previsti. Se li ricordate, ho parlato di trasparenza, meritocrazia, uguaglianza. Per questo motivo non ho ritenuto necessario accettare alcuna sfida, alcun confronto che mi è stato democraticamente proposto e democraticamente rifiutato. Sì, rifiutato, perché per me la democrazia è anche e soprattutto rispetto delle scelte diverse. Rifiutato avendo già chiarito l'utilità di tutti i programmi elettorali e avendo illustrato il mio insieme ai miei validissimi compagni di squadra durante le nostre chiacchierate in piazza. Sì, non mi piace chiamarli comizi e non mi piace neanche fare faccia a faccia sul lungomare o in televisione. Non fa parte del mio stile, del mio modo di fare e non ne sento la necessità. Io ho solo una necessità: parlare alla gente e farlo dai balconi nelle piazze. Assolutamente non mi ritengo incapace di guidare il mio popolo, poiché per guidare un paese oggi più che mai abbiamo bisogno di amministratori e non di politici. Io sono certa di poterlo e saperlo fare, come a 30 anni ho saputo rendermi libera di pensare, poiché ero anche libera economicamente. A 30 anni mi sono potuta permettere di rifiutare un lavoro, la scuola per un altro, il teatro. Per questi motivi, a 30 anni, non avevo il tempo di pensare alla politica, ma realizzavo me stessa, i miei sogni. E con l'indipendenza economica riuscivo ad essere libera. Era una frase di mio padre, libera di scegliere, di ho creato figli liberi, questo diceva mio papà. Libera di scegliere, di contestare i principi per me non condivisibili, libera di non dire sempre sì a qualcuno al quale dovevo dire grazie. Non mi sono servita della politica per cercare di trovare un mestiere tra una conoscenza e l'altra. Oggi, ancora più che mai, ribadisco il mio pensiero. Prima di essere politici, amministratori, secondo me bisogna dimostrare di essersi realizzati nella vita e io penso di esserci riuscita. La politica per me è e resta un servizio alla comunità. Certo, per poter bene amministrare ho bisogno d'aiuto e l'aiuto io so di poterlo trovare in voi e soprattutto nei miei validissimi amici di squadra, nei quali ho piena e totale fiducia e che negli ultimi 10 anni non ho mai tradito. Io ho avuto, giusta o sbagliata, sempre una stessa idea. Sono stata sempre dalla stessa parte e ribadisco, so che ho le capacità intellettive ma soprattutto quelle morali fino al giorno di oggi per poter guidare la mia gente. Quanto potrei raccontare di me, ma non lo faccio. So che mi conoscete bene. Io sono stata sempre in mezzo a voi. Ho vissuto insieme a voi. Lo stile di una vita non si può improvvisare durante le campagne elettorali.
E volete che dopo tutto quello che ho realizzato da sola, senza l'aiuto costante delle istituzioni, io non sia capace di amministrare Diamante? Diamante, Cirella, Le Contrade, caro Pierluigi, a te, che mi lega un affetto dovuto anche ai rapporti di famiglia, voglio dire che ho dimostrato sempre nella vita di sapere unire, di sapere aggregare, di sapere essere un punto di riferimento. A Cirella ho raccontato delle mie esperienze vissute lì, nelle chiese, nelle piazze, a teatro, nelle feste cirellesi dove non sono mai mancata. Certo, penso che il concetto di Diamante Cirella sia stato volutamente strumentalizzato. Non era Cirella e gli abitanti, non era Cirella e gli abitanti ad essere attaccati e messi da parte, isolati, ma soprattutto la continuità di un modo di amministrare che da più di 20 anni non è assolutamente cambiato. Anche nelle vostre proposte ritrovo molta continuità e poco rinnovamento. I programmi che ho letto sono perfettamente uguali a quelli di 2, 7, 12 anni fa. Sicuramente cambia la grafica e il costo, ma sono uguali. Caro Franco, io il museo di Cirella lo definirei più un antiquarium da rendere museo con la S maiuscola. Io sono abituata a fare poche cose di qualità, certo, con i fondi politici e non solo con l'intervento della meritocratica Associazione Cirille, che pur tanto ha fatto per questa rivalutazione. Tu, secondo me, hai una visione del turismo e della cultura molto statica. Sempre la stessa programmazione, gli stessi eventi. Così facendo, testimoni quella continuità amministrativa che ha portato il nostro paese nelle condizioni in cui versa. Io invece di idee ne ho tante, promesse però ne faccio poche, perché so che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, questo è un antico proverbio. A Cirella ho parlato di cultura e turismo, teatro dei ruderi funzionante da maggio a settembre, con eventi legati anche al mondo della scuola, teatro per ragazzi, festival della musica, in occasione della settimana nazionale della musica prevista per le scuole di secondo grado, concorsi musicali e non, concerti, certo, collaborando con organismi nazionali culturali che avranno l'obbligo di valorizzare tutte le professionalità presenti sul territorio. Nell'incontro con gli abitanti delle contrade sabato scorso ho parlato di occupazione giovanile, di imprenditoria giovanile, individuando delle possibili zone industriali dove far nascere piccole industrie, piccole fabbrichette, industrie alimentari di olio, pomodori, salumi, che sono prodotti della nostra terra, che possono essere venduti ed esportati. Quando vado a Berbicaro, dicevo sabato a Cirella, io mi ritrovo nella zona, prima di arrivare a Berbicaro, industrie di vini, di salumi, perché non farlo anche qui? Perché non provare a farlo anche qui? E nelle contrade ho chiarito anche il mio impegno. Io un impegno posso prendere, quello di dare la priorità ai bisogni primari degli amici delle contrade. Sono questo, di cercare di risolvere i problemi più importanti, acqua, fogna e quant'altro. Ho inoltre dato un'idea relativa al rapporto tra Caritas e Comune. Caritas per me non è solo donare i beni di prima necessità, ma è anche aiutare le persone semplici a rivendicare i propri diritti e a fare in modo che questi diritti negli ospedali, nelle scuole, negli uffici non passino per piaceri. Costituire quindi gruppi di persone d'esperienza in grado di stare al fianco di chi si reca nelle strutture pubbliche per guidarli e seguirli, questo io lo definirei aiuto sociale. Sono certa di poter realizzare questi progetti. Infine,
voglio chiarire un'ultima cosa. Chi crede che la mia scelta di scendere in campo sia temporanea e che dopo il 25 maggio io esca di scena ha sbagliato tutte le sue previsioni. Chi si candida sindaco e chi diventerà sindaco di questo paese ha l'obbligo morale di non dimenticarlo il giorno dopo. Con la mia scelta mi sono assunta quest'obbligo e non verrò mai meno ai miei doveri e alla mia trasparenza. Per chi poi è abituato a giocare a scacchi, dovrebbe ricordare che la regina vince sempre. Prima di salutarvi, stasera, so che mi sono dilungata un po' troppo, vorrei ricordarvi solo un concetto fondamentale. Intendo valorizzare tutte le competenze e le risorse di questo paese. Al di là degli steccati e delle idee politiche, e il giorno dopo le elezioni tutti, e dico tutti, dovremo rimboccarci le maniche per il decollo di questa comunità, per la rinascita e lo sviluppo della nostra cittadina, della nostra diamante. Non so dirvi altro, dateci fiducia, non vi deluderemo. Grazie.